Vabbè, adesso io posso aprire. Vabbè, io faccio una cosa. Apri il Buon pomeriggio amici sportivi in collegamento dallo stadio comunale di Mottola per seguire la 21esima giornata del campionato di prima categoria girone B. In campo lo United Mottola ospita l'US Conversano. Conversano sempre alla ricerca della prima vittoria in campionato, tre punti importanti per una squadra alla ricerca del penultimo posto per cercare almeno i play-out, fermo sempre un punto il Conversano. 26 invece per lo United Mottola che si trova a metà della classifica. Questo è Conversano, fresco di tanti giocatori nuovi. Allora andiamo a vedere subito la formazione con tra i pali del Mastro, con il numero 2 Lagattolla, 3 Saracino, 4 Martino, 5 Roncone, 6 Romito, 7 Celli, 8 Belviso, 9 Fittipaldi, 10 di Cosmo, 11 Tauro, a disposizione di mister Biancofiore con il numero 13 Gagliese, 14 Rubino, 15 Ventola, 16 Angelini, 17 la Vermicocca, 18 Bonasia, 19 Cacciapaglia. La squadra di casa invece schiera tra i pali con il numero 1 Delia, 2 Tanzarella, 3 Antonio De Nicola, 4 Galliero, 5 Minardi, 6 Formisano, 7 Greco, 8 Lentini, 9 Amatulli, 10 Schiesi, 11 Vincenzo De Nicola, a disposizione di mister Greco con il numero 12 Lavarra, 13 Lamanna, 14 D'Aprile, 15 Fanigliulo, numero 16 De Vincenzo. È stato il Conversano a battere il calcio d'inizio che attacca da sinistra verso destra dei nostri schermi, maglia viola, pantaloncini bianchi, completo verde invece per lo United Mottola che in questa prima frazione attaccherà da destra verso sinistra dei nostri schermi. Il rilancio lungo di Tauro con il Conversano che prova ad alzare il baricentro. Fittipaldi prova a raggiungere, la palla è troppo lunga, blocca Delia che va subito a servire a destra Tanzarella. Il lancio profondo con Romito in anticipo su tutti, cerca un rinvio non precisissimo, palla che termina in fallo laterale a favore dei padroni di casa. Con le mani sempre pronto Tanzarella. Rimessa lunga, mette fuori il Romito, ancora una volta non in maniera decisa, allora prova a rimpostare Lentini, l'apertura a sinistra per De Nicola che prova a puntare Celli e lo salta a sinistra per De Nicola, prova a raggiungere il fondo, c'è la Gattolla in chiusura, ancora De Nicola, chiuso dalla Gattolla, poi riesce ad andare via bene Greco, la palla dietro, recupera tutto bene Di Cosmo che va al rinvio. Palla che oltrepassa la linea laterale, ci sarà la rimessa a favore del Mottola con le mani Antonio Di Nicola, la palla per Lentini, De Nicola, il passaggio arretrato questa volta impreciso, rimessa con le mani a favore US Conversano, con le mani pronto la Gattolla. Belviso di prima, prova a girarla lì davanti, tocca Greco, poi di testa Galliero, palla ancora in fallo laterale, con le mani la Gattolla, la palla lunga, di testa l'anticipo di De Nicola su Fittipaldi, poi Martino, la palla diventa buona, Fittipaldi prova ad andare via, Fittipaldi ne salta due, la conclusione! Fittipaldi, Conversano 1, Mottola 0. Il vantaggio della squadra ospite con la rete di Fittipaldi, gran numero in area di rigore, saltato due difensori, poi il destro ad incrociare, nulla da fare per Delia. Gran lavoro di Fittipaldi, un gol
straordinario quello del numero 9. Contro tutte le aspettative della squadra ospite a passare in vantaggio con un grandissimo gol di Fittipaldi. Cambia il risultato parziale al quinto minuto del primo tempo. US Conversano 1, Mottola 0. La rete di Fittipaldi, di testa Roncone, poi Formisano, prova a mettere palla giù. Lo stesso Fittipaldi va a recuperare un'altra palla, allora sceglie. Cerca una verticalizzazione, l'intervento buono di Formisano che poi cerca un dribbling di troppo, riesce ad andare via in mezzo a due. Poi la palla nel taglio, la chiusura di Roncone che mette palla in fallo laterale. Proprio con le mani Formisano, la palla per Greco, mette fuori ancora Roncone. La spinta ai danni di Fittipaldi, non c'è fallo. E allora Galliero, l'apertura a destra per Tanzarella, palla deviata. Mette giù Amatulli, gli ruba palla di Cosmo che poi prova a partire, trattenuto di Cosmo, non c'è fallo, anzi arriva successivamente il fischio del direttore di gara. Per il calcio di punizione a favore Conversano, bella palla di Belviso per Fittipaldi, che è partito però in posizione irregolare. Si ripartirà con il calcio di punizione a favore dello United Mottola. Il rilancio lungo di Minardi, di testa Saracino, poi Romito prova a rilanciare, c'è un fallo commesso ai danni di Schiesi. Calcio di punizione subito battuto. Lentini spala la porta, prova a guadagnare qualcosa il numero 11 di Nicola, riesce a conquistare palla di Cosmo, l'apertura a destra per Ceglie, lo scarico non è dei migliori, ma Martino recupera ancora palla a centrocampo, l'apertura a sinistra per Saracino, dentro a cercare Fittipaldi che stava effettuando il movimento contrario. Allora può uscire De Lia, recuperare palla, far ripartire subito la manovra dei suoi. Galliero, Minardi, l'apertura a destra per Tanzarella, il rilancio lungo mette fuori Roncone, sceglie lo scarico per Martino, Belviso di prima per Di Cosmo, passaggio impreciso. Lentini attaccato da Belviso che riesce solo a toccare, poi Tanzarella, ancora Belviso, palla che termina ancora in fallo laterale. Romito, buono l'anticipo su Amatulli, poi Formisano ad impostare, l'apertura a destra, ottimo intervento di Saracino, ancora in fallo laterale. Si difende bene il Conversano e poi prova a ripartire in contropiede la squadra di mister Biancofiore. Di testa Romito, sempre l'anticipo su Schiesi, poi Di Cosmo dietro per Saracino, il rilancio lungo a cercare Fittipaldi che gira benissimo verso Tauro, poi la palla ancora dentro per Fittipaldi, si intendono bene i due. Fittipaldi prova a rientrare sul destro, il cross sporcato, mette fuori Galliero, poi Belviso, palla che resta lì, prova a mettere ordine Lentini, recupera però ancora il Conversano con Belviso, sale a destra la Gattona, la palla per Di Cosmo, la conclusione deviata da Minardi. A sinistra Fittipaldi riesce a riconquistare palla, poi la verticalizzazione per Di Cosmo in posizione irregolare. Calcio di punizione a favore United Mottola. Otto sul cronometro, United Mottola 0, US Conversano 1. Tocca Belviso, poi la palla per Schiesi, Lentini, la palla profonda di testa Roncone nella zona di Cosmo che riesce a tenere palla in campo, poi prova ad andare via Di Cosmo, cerca Fittipaldi, trova Tanzarella, la verticalizzazione a cercare Greco, l'anticipo di Romito, palla che termina in fallo laterale a favore dei padroni di casa, con le mani sempre Tanzarella. La palla in aria, Roncone mantiene, poi sbaglia il rinvio Saracino, questa volta riesce ad effettuarlo in maniera
buona. Dall'altra parte recupera palla a Minardi. Il lancio profondo. Roncone, tutto solo, riesce a staccare bene di testa. Poi Tauro, la sponda buona per Ceglie. Martino, la palla dietro per Romito. Roncone, attaccato, deve andare al lancio profondo, nella zona di Ceglie. Non c'è deviazione, la rimessa sarà a favore del Mottola. La Gattolla riesce a riconquistare il possesso. Poi Martino, ultimo a toccare con le mani, è pronto De Nicola. Di testa Martino, poi arriva Ceglie, palla che resta libera, il viso libera Fittipaldi, la sponda buona per Tauro, il sombrero ai danni di Lentini, poi ancora Tauro, buon lavoro, l'apertura per Saracino che prova a spingere, un contatto con la mano di Tanzarella, il calcio di punizione a favore dell'US Conversano. Di Cosmo tocca per Belviso, all'indietro per Romito, lancio profondo a cercare Fittipaldi, la palla è buona, c'è però ancora una posizione irregolare di Fittipaldi, calcio di punizione subito battuto, Minardi per Tanzarella, il lancio profondo di testa Saracino, meglio di tutti, poi Belviso aggancia bene, la palla retrata ancora per Saracino, non precisissima, riesce comunque a raggiungere la sfera, poi Martino, l'apertura a destra per la Gattolla, di prima per Ceglie, palla che resta in campo ma Ceglie non è stato precisissimo, la palla dentro, Roncone di testa, ancora mette bene palla sull'esterno con le mani Amatulli per Schiesi, dentro ancora per Amatulli, arriva Martino, poi la Gattolla vuoto, poi un battibecco tra Formisano e Roncone. Dovrebbe essere comunque calcio di punizione a favore del Mottola con le parti che provano a chiarirsi. Direttore di gara era lì vicino, ha visto tutto. Vediamo quali saranno le decisioni. Giallo per Roncone, giallo per Formisano. Questa è la decisione del direttore di gara. Sono i primi due a terminare sul taccuino del direttore di gara. Effettivamente ci sarà il calcio di punizione a favore del Mottola per l'intervento scomposto di La Gattolla su Amatulli. Punizione che potrebbe diventare interessante, visto anche le condizioni del vento, che sono abbastanza forti. Tre in barriera per Del Mastro. Formisano di lì potrebbe anche calciare. Parte Formisano, la palla che sbatte sulla barriera. Martino poi prova a liberare. La palla per Ceglie. La spinta ancora di Formisano. Questa volta non c'è fallo. Ci sarà rimessa laterale a favore del US Conversano. Con le mani la Gattolla. La rimessa lunga, di petto Formisano mette giù, poi Lentini, a destra per Tanzarella, la verticalizzazione sbagliata, rimessa laterale ancora a favore della squadra ospite. Con le mani Saracino. Di testa Fittipaldi, allunga bene per Tauro, posizione ancora irregolare. Noi ne approfittiamo per ringraziare gli sponsor che permettono questo evento: Romanelli Infissi, Unipol Sign, via Dante 2 a Mottola,
Insomnia Caffè a Conversano, Pescheria Mare Blu a Conversano e stazione Eni Todisco Pasquale a Mottola. Il rinvio di Saracino, la palla per Fittipaldi, questa volta la posizione è regolare, occhio a Fittipaldi che rientra bene sul destro, Fittipaldi, la conclusione ancora sul primo palo. Delia sembrava essere sulla traiettoria, palla che termina sul fondo. Altra occasione, sempre protagonista Fittipaldi. Il rinvio di Delia non è dei migliori, palla che termina direttamente in fallo laterale, con le mani pronto la Gattolla. La palla in aria, cercare Fittipaldi, di testa bene Gagliero, poi Tauro non riesce a proteggere palla, Formisano, l'apertura a destra per Vincenzo De Nicola. Centrale per Lentini, l'apertura a sinistra dove non c'è nessun compagno, allora di fatto ci sarà ancora una rimessa laterale a favore del Conversano. Con le mani la Gattolla. Belviso, ancora per la Gattolla, la palla dentro, a cercare Fittipaldi che prova a raggiungerla di testa a Tanzarella, bene per Delia. Poi Minardi, prova ad impostare la manovra da dietro il Mottola. Gagliero prova ad uscire palla al piede, la verticalizzazione, la Gattolla attento, va al rinvio. Palla che termina direttamente in fallo laterale. Con le mani Antonio De Nicola per Gagliero. Lo stop e poi il lancio profondo. Tocca a Tauro, ancora fallo laterale a favore dei padroni di casa. De Nicola con le mani, tocca Martino, poi arriva Lentini, cerca un dribbling, poi il suggerimento per Formisano, non c'è spazio davanti, allora si va a destra per Tanzarella che di spazio ne ha, cerca la conclusione, non c'è deviazione, palla che termina sul fondo, la rimessa a favore dell'US Conversano, US Conversano in vantaggio dal quinto minuto del primo tempo con la rete di Fittipaldi. Conversano 1, Mottola 0. Noi ne approfittiamo per ringraziare gli sponsor che permettono questo evento: Romanelli Infissi a Mottola, Unipolsai via Dante 2 a Mottola, Insomnia Caffè a Conversano, Pescheria Mare Blu a Conversano e stazione Eni Todisco Pasquale a Mottola. Martino, l'apertura per Ceglie, dentro a cercare Fittipaldi, la palla è buona, poi il suggerimento per Tauro con Delia che va a controllare senza problemi, palla un po' lunga. Occhio al Conversano che va a riconquistare palla ancora con Fittipaldi. Lì vicino c'è Di Cosmo. Il tocco è proprio per lui, capisce tutto Minardi che poi deve liberare. Subisce fallo da Di Cosmo Minardi, calcio di punizione. Lentini per Gagliero. Formisano, Lentini, Di Cosmo in pressione. La palla arretrata per Minardi, il lancio lungo. Mette giù bene Schiesi, poi Formisano sbaglia lo stop, allora costretto a tornare indietro da Gagliero, la palla per De Nicola. Gagliero adesso un errore in fase di impostazione, Delia va al rinvio, poi Ceglie riesce in qualche modo a recuperare il possesso. Martino a centrocampo, la verticalizzazione per Fittipaldi che si gira benissimo, Fittipaldi prova ad andare via, messo giù da Gagliero, non c'è fallo. Si continua a giocare, è davvero interessante questi primi 18 minuti di Fittipaldi, neo acquisto del Conversano che si sta facendo rispettare, è riuscito a fare già gol. Adesso un contatto con Gagliero, si rialza il centravanti del Conversano, il rinvio di Delia per Lentini. Attaccato da Tauro, non c'è fallo, allora Di Cosmo, a spazio Di Cosmo, pensa alla conclusione, la prova, palla che tocca il manto erboso, poi Delia in due tempi va a bloccare, il rinvio sull'esterno, a cercare Amatulli. Schiesi prova a girarsi, ottima chiusura di Romito, poi Belviso, la palla dietro per Saracino, di testa Tanzarella.
poi De Nicola si gira bene, la palla per Lentini, la verticalizzazione, trova Martino, poi Belviso di Cosmo. Tanzarella, il suggerimento in profondità, palla che oltrepassa la linea laterale, ci sarà la rimessa a favore del Conversano, con le mani Saracino. Il rinvio lungo di Cosmo, prova ad allungare, alle spalle non c'è nessuno, mette fuori Minardi, poi ad impostare il numero 8 Lentini. L'appoggio per Formisano, l'apertura a sinistra per Greco, che rientra sul destro, la palla ancora per Formisano, l'intervento di Tauro per il calcio di punizione a favore Mottola. Interessante quindi per il Mottola, alla ricerca della rete del pareggio, sulla sfera sembra deciso a battere in porta il numero 7 Greco. Parte Greco, la conclusione sul palo di Del Mastro che va a bloccare senza problemi, palla piuttosto morbida, sbagliato la conclusione Greco, nessun problema per l'estremo difensore del Conversano. Il rinvio di Del Mastro con la palla che prende velocità, non c'è nessun compagno a ricevere, allora palla che termina dall'altra parte per la rimessa dal fondo a favore del Mottola. Si occuperà Minardi del rinvio lungo. Di testa Lentini, poi prova a prendere posizione Schiesi, lo fa bene, l'apertura a destra per Vincenzo De Nicola, dall'altra parte si cerca Matulli, di prima per Greco che adesso ha spazio, può puntare la gattolla. Greco rientra sempre sul destro, poi la palla ritratta per Antonio De Nicola, non ci sono spazi, allora Galliero, l'apertura a destra per Tanzarella. De Nicola prova ad andare via, rapidissimo De Nicola, la palla dentro che resta lì, mette fuori la gattolla, poi Di Cosmo, la palla profonda, adesso ha preso bene il campo il Mottola con il Conversano chiuso nei 30 metri nella propria metà campo. La gattolla tocca in fallo laterale, ci sarà la rimessa a favore del Mottola con le mani Antonio De Nicola. La palla per Amatulli, il tocco di Lagattolla ancora in fallo laterale. Schiesi, poi il rinvio di Lagattolla, trova il compagno Ceglie, palla che termina in calcio d'angolo. Il primo dell'incontro a favore del Mottola. Quando siamo al 24esimo minuto del primo tempo, dalla bandierina Formisano, la palla sul secondo palo, di testa Galliero, tutto solo, non trova la porta, grande occasione per il pareggio, capitata sulla testa di Galliero, che non è stato freddo, non è riuscito ad inquadrare la porta. Il rinvio di Saracino, di testa Amatulli. Palla che arriva a De Nicola, poi la verticalizzazione, mette fuori Roncone, Fittipaldi mette giù bene per Di Cosmo, con l'esterno Di Cosmo, dentro ancora per Fittipaldi, la palla è un pochino lunga, non ci può arrivare il centravanti del Conversano, rimessa dal fondo a favore Mottola. Noi ne approfittiamo ancora per ringraziare gli sponsor che permettono questo evento, Romanelli Infissi a Mottola, Unipolsa in via Dante 2 a Mottola, Insomnia Caffè a Conversano, Pescheria Mare Blu a Conversano e stazione Eni Todisco Pasquale a Mottola.
mette fuori Roncone, palla che termina in fallo laterale, con le mani è pronto Tanzarella. Di petto Schiesi, l'intervento di Saracino, poi Martino, la verticalizzazione per Tauro, che prova a proteggere palla, Tauro, messo giù da Formisano, calcio di punizione a favore della squadra ospite. Calcio di punizione da ribattere, con la palla in movimento. Romito la verticalizzazione, di testa mette fuori De Nicola. Formisano. La palla per Amatulli. Lancio profondo con Roncone messo giù. Problema muscolare per Roncone, che lamentava una trattenuta della maglia. Problema muscolare, Roncone che gioca già con una fasciatura alla coscia. Vediamo se riuscirà a proseguire l'incontro Roncone. Chiamato il cambio da Del Mastro. Si muove qualcosa sulla panchina del Conversano. Sembra non farcela Roncone. È pronto a effettuare l'ingresso il numero 17, la Vermicocca, quindi Roncone dovrebbe... dovrebbe non riuscire a continuare l'incontro. Costretto quindi al primo cambio l'US Conversano. Fuori Roncone, dentro la Vermicocca. Cambio che però non è stato ancora effettuato. Allora Conversano momentaneamente in 10. Può provare a sfruttare il momento, il Mottola, con Amatulli. La palla per Greco, che di tacco di fatto serve Belviso. L'apertura a destra per Martino. Gagliero cerca un stop difficile ma efficace. Palla retrata per Delia. L'apertura a destra per Tanzarella. Minardi. Il lancio lungo di testa a Greco, meglio di Lagattolla. Poi mette fuori Saracino. Palla profonda, di testa non va a toccare nessuno. Fittipaldi prova a raggiungere. Gagliero dietro per Delia, che va a bloccare con le braccia. Tauro in pressione su Tanzarella, rimessa laterale a favore Mottola, arriva adesso il cambio, come preannunciato, fuori Roncone, dentro la Vermicocca. De Nicola mette fuori la Gattolla, deciso, prova a salire il Conversano, che dopo il gol ha abbassato decisamente il baricentro. Adesso quasi 4 punte per il Mottola. Il rinvio di Tanzarella, di testa la Gattolla, vuoto. Greco spara la porta, prova a girarsi, la palla per Schiesi, che cercava Matulli. Palla che si spegne tra i piedi di Del Mastro. Allora Conversano ridisegnata con la Gattolla, che è passata a fare il difensore centrale, la Vermicocca terzino destro. Piccola variazione quindi dal punto di vista
tattico. Occhio di Cosmo che prova ad andare via, ancora di Cosmo, entra in area, di Cosmo messo giù, non c'è fallo, poi Tauro, la conclusione con la palla che resta lì, mette ordine di Elia che va a bloccare. Nell'uscita di Elia è andato a scontrarsi con Ceglie, quest'ultimo sembra aver avuto la peggio, si è rialzato subito, però Ceglie. Ci sarà il calcio di punizione a favore del Mottola. Il rinvio lungo di Delia. Lo scontro fortuito. C'è il calcio di punizione a favore del Mottola. Altro giallo per Ceglie, per non aver rispettato la distanza. Due cartellini gialli per il Conversano, uno per il Mottola. Calcio di punizione affidato a Formisano. La palla attesa, di testa la Gattola mette fuori. Poi prima di tutti Lentini. La palla per De Nicola, che prova a raggiungere il fondo, attaccato da Di Cosmo, che riesce a strappargli palla. Poi il rinvio deviato da De Nicola, la palla che resta al limite, fuori Saracino, al limite però c'è Lentini, la palla per Formisano che prova a liberare il destro, finisce giù, non c'è fallo, mette fuori il Conversano. Sulla tre quarti c'è Delia che va a servire Galliero. Prova a spingere a Galliero, poi con l'esterno, bene per il Greco, la palla dentro, cercare a Matulli, mette fuori ancora la Gattola. Di testa Minardi, poi Formisano. Romito vince il contrasto con Schiesi e poi Di Cosmo prova ad andare via, ancora lui. Velocissimo Di Cosmo, la palla dentro per Tauro che potrebbe liberare il destro. Lo fa Tauro, la conclusione! Dice di no Delia che mette palla in calcio d'angolo. Conversano che si difende bene. Poi prova a partire in contropiede e ha cercato prima con Fittipaldi, adesso con Tauro, la rete del 2-0. Primo calcio d'angolo anche per il Conversano, dalla bandierina c'è Di Cosmo. La palla sul secondo palo dove c'è Romito che non riesce a raggiungere la sfera. Allora Formisano prova a proteggere palla, lo fa bene, guadagna un buon fallo laterale. Con le mani di De Nicola per Galliero. Formisano. Dietro per Minardi. Il rinvio profondo di Minardi, di testa tocca Schiesi, non c'è nessuno alle spalle. Allora Romito per Martino, sbaglia il controllo Martino, allora Formisano ne approfitta, spazio Formisano, la palla per De Nicola, dentro cercare Greco, posizione irregolare di Greco, calcio di punizione a favore Conversano. Calcio di punizione affidato a Romito. La palla sull'esterno a cercare Ceglie che non riesce a raggiungere la sfera. Palla che si spegne ancora in fallo laterale. Con le mani pronto De Nicola. Amatulli prova a girarla, non lo fa bene. Ne approfitta allora Di Cosmo. La palla dentro per Tauro che sbaglia lo stop. Ancora Di Cosmo prova in pressione. Ma è bravo Amatulli. La palla per Greco che prova ad andare via, la Vermicocca prova a prendere posizione, trattenuta la maglia, calcio di punizione, cartellino giallo anche per la Vermicocca.
Greco, la palla per Lentini, la scarico per Galliero. Prova ad andare via Galliero, messo giù. Altro calcio di punizione a favore del Mottola. Romanelli infissi a Mottola, Unipol Sai in via Dante 2 a Mottola, Insomnia Caffè a Conversano, Pescheria Mare Blu a Conversano, Stazione Eni, Todisco Pasquale a Mottola. Questi gli sponsor che permettono l'evento United Mottola US Conversano. Punizione interessante ancora per il Mottola. Ci proverà ancora Greco. 4 in barriera per Del Mastro. Arriva il fischio del direttore di gara, parte Greco. La conclusione potente che passa! Che termina di pochissimo sul oltre la traversa. Traiettoria davvero insidiosa per Del Mastro, che era da tutt'altra parte. Tirato con il mezzo esterno Greco. Grande conclusione che non è riuscita ad inquadrare di pochissimo la porta. Il rinvio di Saracino, di petto Formisano mette giù. Poi Belviso riesce a riconquistare palla. Martino, la palla dentro per Tauro. Troppo lungo, blocca Delia. Subito in movimento Antonio Di Nicola. Riconquista palla a Fittipaldi. Ceglie, messo giù. Calcio di punizione a favore Conversano. Calcio di punizione affidato sempre a Romito. La palla dentro è buona per Fittipaldi, di testa gira bene. Palla morbida che Delia va a bloccare senza problemi. Martino, la palla retrata per Romito. Il lancio profondo a cercare Tauro. Palla un po' lunga. Prova ad arrivarci Fittipaldi, mette fuori Minardi. A rimorchio c'è Martino che va a toccare bene per Ceglie. Dall'altra parte per Di Cosmo che non aggancia benissimo. Si torna indietro da Belviso, dentro a cercare Tauro. Il tocco di Galliero, non c'è fallo. Poi Saracino, prima di tutti. Formisano. La palla per Schiesi. L'apertura per De Nicola, Saracino prova a chiuderlo. Poi la palla dentro, arriva prima di tutti la Gattolla. Con le mani Tanzarella. 38 sul cronometro. Mottola 0, Conversano 1. Romito riesce a riconquistare palla, poi palla che resta lì Formisano, un pallonetto elegante. Mette fuori ancora Romito. C'è stato uno scontro tra Ceglie e Greco. Calcio di punizione a favore Conversano. Greco sembra essere piuttosto nervoso. Rimasta a terra anche la Gattolla per il Conversano. Si rialza la Gattolla, si rialza Ceglie. La Gattolla però deve momentaneamente lasciare il campo per le cure mediche.
sarà da recuperare sicuramente qualcosa. Calcio di punizione battuto da La Vermicocca, mette fuori Amatulli, di testa Formisano, mette giù bene Belvisio, di petto con calma, la palla per il Tauro che manca lo stop, prova a raggiungere la Fittipaldi, blocca Delia, 40 sul cronometro, 5 al termine del primo tempo, più eventuale recupero, di testa Martino, mette fuori De Nicola, la palla arriva a Formisano che mette giù, d'esterno cerca Greco, trova di fatto la Gattolla, con l'esterno la Gattolla per Fittipaldi, di petto attaccato da Galliero, si gira bene Fittipaldi, poi con l'esterno l'apertura per Di Cosmo che prova a guadagnare metri, raddoppiato Di Cosmo, prova ad andare via, l'intervento ottimo di Tanzarella, lo scontro tra Tanzarella e Tauro sembra nulla di grave, infatti si rialzano subito i due. Ci sarà il calcio di punizione a favore del United Mottola, battuto da Minardi per Galliero, il rinvio lungo di testa alla Gattolla, meglio di Schiezzi, poi la palla dentro per Greco attaccato dalla Vermicocca, non c'è spazio, si torna indietro da Formisano, l'apertura sinistra per Amatulli attaccato dalla Vermicocca, ancora Amatulli, rientra sul destro, lo scarico per De Nicola, il cross diventa un tiro che Del Mastro va a bloccare in due tempi. Il rinvio lungo di Del Mastro, Fittipaldi mette giù, lo scambio con Di Cosmo, ancora Di Cosmo, prova ad andare via, lo fa bene Di Cosmo, ha spazio, può pensare al destro, Di Cosmo si innamora troppo del pallone, finisce per perderlo. Allora la ripartenza del Mottola con Amatulli, dentro per Greco, deve arrivare la Gattolla prima di Greco, trova anche una deviazione con la rimessa che allora è a favore dell'US Conversano. La Vermicocca, la palla lunga, la spinta di Ceglie su Amatulli, calcio di punizione a favore Mottola. La palla dentro di Galliero, di testa mette fuori Saracino, la palla per Greco, palla che resta lì, Greco, l'apertura a destra per De Nicola, mette fuori il Conversano, poi Saracino prova a liberare, lo fa ma trova Lentini che dalla distanza prova la botta in due tempi, blocca Del Mastro. Il rinvio lungo di Del Mastro, palla che non trova nessun compagno, finisce dall'altra parte per Delia che la gioca corta a favore di Galliero, la palla lunga, Formisano non riesce ad agganciare, allora Tauro, Belvisio per Martino, adesso ha spazio il Conversano, Martino, la palla dentro per Fittipaldi, perde una brutta palla il Conversano, può ripartire veloce il Mottola, lo fa con Amatulli, la palla per Greco che prova ad andare via, occhio alla Vermicocca che è già ammonito, la palla dentro, mette fuori Di Cosmo, arriva Martino deciso, Fittipaldi in fuorigioco, allora si disinteressa del pallone, con le mani Delia per Tanzarella, lancio profondo, aggancia Schiezzi, poi l'intervento di Romito in fallo laterale. Con le mani ancora Tanzarella, la palla per Lentini, dentro a cercare Formisano che prova a girarsi, buona la chiusura di Martino, poi De Nicola, pensa alla conclusione, la prova, il palo, poi palla che resta lì, ancora De Nicola, il cross, la Gattolla mette il calcio d'angolo, è il palo a salvare il Conversano, la botta di Antonio De Nicola, dice di no. Il palo destro, un altro cross, mette fuori Saracino, adesso a pieno organico attacca il Mottola,
Minardi, ancora un lancio davanti. Saracino interviene. La palla per Celia. Adesso occhio perché è un 3 contro 3. Celia sbaglia lo stop. Riesce a riconquistare palla. Poi l'intervento di Tanzarella sul pallone. Occhio a De Nicola che prova a puntare dall'altra parte. La palla per Greco. A spazio Greco, può puntare Greco, rientra sul destro, Greco, li salta tutti, la conclusione! La rete del Mottola con Greco! Mottola 1, Conversano 1. La rete di Greco. Rete che era nell'aria, quella del Mottola, che da circa 20 minuti era costantemente nella metà campo del Conversano. Ristabilita quindi la parità. Tutto partito da una palla persa da Celia a centrocampo. La ripartenza del Mottola è stata quella che ha portato alla rete del pareggio. 3 minuti di recupero tra primo e secondo tempo. Mottola 1, Conversano 1 alla rete di Fittipaldi. Ha risposto quella di Greco. La verme cocca, l'intervento di Amatulli. Palla in fallo laterale. Con le mani la vermicocca, di testa Celia, allunga bene per Tauro, mette fuori Gagliero, poi la vermicocca, mette davanti, mette giù De Nicola, poi Lentini, l'apertura a destra per Tanzarella, la verticalizzazione di testa a Romito, poi Martino prova ad allungare, Amatulli di petto ancora per Lentini, poi un tocco al volto ai danni di Tauro che resta giù. Greco mette palla in fallo laterale in maniera sportiva. Intervento non ravvisato dal direttore di gara. Lo staff medico per Tauro. Romanelli Infissi a Mottola, Unipol Sign in via Dante 2 a Mottola, Insomnia Caffè a Conversano e Pescheria Mare Blu a Conversano, stazione Eni, Todisco Pasquale a Mottola, questi gli sponsor che permettono l'evento United Mottola US Conversano. Si rialza Tauro, si ripartirà con la rimessa a favore del Conversano che sicuramente andrà a restituire palla. Sono andati via i 3 minuti di recupero. C'è tempo ancora con Minardi per Tanzarella. Arriva adesso il duplice fischio che mette fine al primo tempo tra United Mottola e US Conversano. Risultato parziale di 1-1. La rete al quinto minuto del primo tempo. Siglata da Fittipaldi. Con un dribbling davvero bello, poi la conclusione di incrociare, nulla da fare per Delia. E poi altro gol molto bello di Greco, che in area ne ha saltati 3. E poi tiro centrale, dove Del Mastro forse ha qualche responsabilità. Noi ci fermiamo per qualche minuto, poi ancora insieme, per il secondo tempo, tra United Mottola e US Conversano. Squadra in campo per il secondo tempo tra United Mottola US e Conversano, prima frazione che si è conclusa con il risultato di 1-1, in vantaggio la squadra ospite con la rete di Fittipaldi al quinto minuto, poi il pareggio di Greco per lo United Mottola. Ci sono stati 2 cambi, uno per parte, fuori Lentini, dentro De Vincenzo per il Mottola.
È entrato invece Bonasia per il Conversano. Bonasia che ha preso il posto di Ceglie. La conclusione dalla distanza di Greco termina sul fondo. Questa è la prima occasione del secondo tempo. Recupera palla Fittipaldi, Bonasia, Martino porta troppo palla, poi riesce a trovare Tauro, la Vermicocca sbaglia, recupera Formisano, poi riconquista palla proprio la Vermicocca, tocca Bonasia, lo fa male allora Formisano, l'apertura a destra per Greco, occhio a Greco, Romito, né Del Mastro riescono a intervenire, c'è stata però una deviazione, allora ci sarà il calcio d'angolo a favore della squadra di casa. Dalla bandierina è pronto De Vincenzo. Arbitro, segnalino congelato, arbitro. La palla sul secondo palo. Di testa riesce a toccare Minardi. E poi palla che termina sulla traversa. Anzi no, è stato Schiezi ad andare a colpire di testa, colpendo la traversa, secondo palo quindi colpito dal Mottola. Primo tempo era stato Antonio De Nicola a calciare, trovando il palo. La spinta evidente di Amatulli su Tauro, calcio di punizione a favore Conversano. Parte Romito, la palla un po' corta, mette giù bene Formisano, l'apertura a destra per Greco che sbaglia però il suggerimento, allora ci sarà la rimessa laterale affidata a Saracino. Di testa Tanzarella, poi ancora Saracino, Bonasia, la spinta, non c'è fallo. Belviso mette palla in fallo laterale. Allora Greco va a restituire palla al Conversano. Saracino, lancio profondo. Buonasera di testa, prova a girarla per Fittipaldi che per un soffio non riesce a intervenire sul disimpegno di Galliero. De Nicola, poi il rinvio della Vermicocca, palla in fallo laterale con le mani De Nicola per De Vincenzo, di testa Romito, poi Di Cosmo mette giù Formisano, la palla all'indietro ancora per De Nicola, Amatulli, l'intervento della Vermicocca dentro a cercare Fittipaldi, Bonasia, lo scarico per Di Cosmo, l'apertura a destra per Tauro, dentro ancora per Di Cosmo che protegge palla, subisce fallo, calcio di punizione a favore Conversano. Calcio di punizione affidato a Belviso, la palla dentro a cercare Bonasia che di testa gira bene per Fittipaldi che va a commettere fallo. Greco per De Vincenzo, battuto subito il Mottola, la palla per Formisano, il dribbling buono di Amatulli, poi dentro per De Vincenzo, la palla che passa, arriva a Tanzarella, Greco, l'apertura a destra per De Nicola, il cross mette fuori Romito, poi Martino, palla che resta lì, occhio a Greco che può agganciare, poi si torna ancora a destra da Vincenzo De Nicola,
dentro la verticalizzazione, prova ad uscirne Belviso, prova a vincere un contrasto, ci riesce, poi c'è il fallo commesso ai danni di Belviso, calcio di punizione a favore Conversano. Romanelli infissi a Mottola, Unipols va in via Dante 2 a Mottola, Insomnia Caffè a Conversano, Pescheria Mare Blu a Conversano e stazione Eni, Todisco Pasquale a Mottola. Saracino, Tanzarella, poi Di Cosmo dentro a cercare Bonasia che prova a girarla subito, l'intervento di Galliero, poi Belviso con il tacco riesce a intervenire Saracino, la palla lunga, l'intervento di Tanzarella che va anche lui a un rilancio lungo che Del Mastro può andare a controllare senza problemi. Poi la giocata subito corta per Romito, Saracino, la palla dentro regalata di fatto a Formisano, la recupera Martino però a centrocampo, un intervento non falloso, resta davanti il Conversano con Fittipaldi che cerca Bonasia, l'intervento di Galliero mette fuori De Nicola, Amatulli, la palla per Greco, intervento di Lagattolla, l'apertura sinistra per Di Cosmo, di testa Tanzarella, Di Cosmo riesce comunque a riconquistare possesso, prova ad entrare in area Di Cosmo, attaccato da due maglie verdi, Di Cosmo prova a disorientare i propri avversari, ancora Di Cosmo sulla bandierina, ultima a toccare proprio il numero 10 in maglia viola, ci sarà la rimessa con le mani a favore del Mottola, De Vincenzo per De Nicola, la palla profonda, trova solo Martino, Saracino dentro a cercare Bonasia, lo scarico per Di Cosmo che sembra aver speso tanto, non riesce a raggiungere la sfera, allora con le mani Tanzarella, di testa Schiezzi, poi mette fuori la Gattolla, mette fuori Romito, palla che resta lì, Belviso prova ad agganciare, il fallo di Belviso ai danni di Schiezzi. Richiamo verbale per Saracino e Schiezzi. Calcio di punizione. Pronto a partire Greco che è dotato di un gran destro, lo fa, la palla però è bassa, la deviazione di Lagattolla con la palla che termina in calcio d'angolo. Calcio d'angolo affidato a Formisano, il cross con la palla che termina direttamente sul fondo. Due cambi effettuati dal Conversano, uno dal Mottola, di testa Fittipaldi, riesce solo a toccare. Amatulli mette fuori De Nicola, di testa Belviso, poi ancora Amatulli, lo scarico per De Vincenzo, l'apertura a destra per Tanzarella, Greco dentro a cercare Formisano, mette fuori Romito, ancora De Vincenzo, la palla per Greco che da lì può far male, preferisce servire De Nicola, la palla dentro di Tanzarella che diventa un tiro con la palla che termina sul fondo, cercato un tiro cross Tanzarella che per poco non ha trovato l'angolo basso. Un
rinvio di La Vermicocca, mette giù De Vincenzo, poi di testa Martino. Buonasia. Tauro. Belviso dentro a cercare Buonasia. Tocca De Nicola per De Vincenzo. La palla dentro per Greco. Intervento miracoloso di Saracino che non ha permesso a Greco di raggiungere la sfera. Il rinvio di Del Mastro. Formisano addirittura riesce a mettere giù. Poi l'apertura a destra per Tanzarella. Palla troppo lunga. E termina in fallo laterale. Arriva il secondo cambio anche per il Mottola. Fuori proprio Tanzarella. Al suo posto il numero 15, Fanigliulo. Mani Saracino, la palla lunga per Fittipaldi, intervento di Minardi che mette palla ancora in fallo laterale. Con le mani Saracino, palla che passa, Fittipaldi, il cross un po' arretrato, può mettere fuori proprio Fanigliulo. De Vincenzo perde una brutta palla, la recupera Di Cosmo. Buonasia, cerca l'1-2 proprio con Di Cosmo, mette fuori De Nicola. La palla diventa buona per Greco. Esce Del Mastro che va a bloccare. Poi la palla per La Vermicocca. Lancio profondo di Cosmo, riesce solo a toccare Tauro, Martino. La palla dentro per Fittipaldi. Romito mette giù. Poi riesce a servire Buonasia che finisce ancora giù. Non c'è fallo, il lancio lungo di Amatulli per Greco. Del Mastro ancora va a mantenere il possesso guadagnando secondi preziosi. La Vermicocca va ancora un lancio profondo, questa volta non bene. Allora recupera palla a Formisano che si allunga un po' troppo palla. Interviene in scivolata La Vermicocca, non ci sono state deviazioni, rimessa a favore Mottola. De Vincenzo per Galliero, lo scambio ancora con De Vincenzo, l'apertura a destra per Greco, intervento di Saracino, poi Di Cosmo mette giù, prova ad andare via lui, ancora Di Cosmo, ne salta due, va via benissimo Di Cosmo, poi con l'esterno l'apertura per Buonasia, intervento di De Nicola. Saracino ancora una chiusura ottima sul lancio di Amatulli. Belviso dentro a cercare Fittipaldi, c'è Minardi lì vicino che tocca, poi prova ad evitare il calcio d'angolo, non ci riesce. Ci sarà il calcio d'angolo a favore del Conversano. La bandierina c'è Di Cosmo, la palla sul secondo palo dove ancora non c'è nessun compagno, prova a raggiungere palla Saracino, palla che oltrepassa la linea laterale, ci sarà la rimessa con le mani a favore del Mottola. Con le mani De Nicola, tocca Martino, poi Buonasia, la palla per Saracino, dentro a cercare Fittipaldi, mette fuori Minardi. Belviso alza un campanile nella zona di Buonasia che di testa riesce a toccare, palla che resta lì, l'apertura a destra per Tauro, posizione regolare Tauro, la palla dentro per Fittipaldi, intervento ottimo di Galliero che mette palla in fallo laterale. Ci sarà la rimessa a favore dell'US Conversano. Mette fuori Di Nicola, palla ancora in fallo laterale.
Tauro di testa. La palla arriva a De Vincenzo, l'apertura a destra per Amatulli. Subito per Greco che prova ad andare via. Tocca Saracino, poi Greco. Fornisano per Amatulli che sbaglia lo stop, poi deve cercare di evitare il rimessa dal fondo. Arriva Romito che gli ruba palla, poi prova ad uscire, palla al piede. La palla buona per Bonasia che protegge bene palla. Intervento di Minardi, il fallo laterale. Con le mani Saracino. La palla per Fittipaldi che di testa prova a toccare per Di Cosmo, mette fuori Minardi, poi Martino tocca con la coscia, si alza un campanile che poi va ancora a toccare Martino. Romito meglio di Amatulli. La rimessa con le mani sarà a favore del Conversano. Fuori Amatulli, dentro la manna. Terzo e ultimo cambio per lo United Mottola. ...17 sul cronometro nel secondo tempo. United Mottola 1, US Conversano 1. Con le mani Saracino. Rimessa lunga di petto Formisano, c'è una trattenuta ai suoi danni, calcio di punizione a favore Mottola. Sulla sfera c'è il neo entrato alla manna che tocca per Minardi, Galliero, il giro palla a favore di De Nicola. L'intervento di Martino su Greco, fallo laterale a favore Mottola. Le mani di Nicola, la palla in aria a cercare Schiezi, tocca la Gattolla, palla che termina in calcio d'angolo. Dalla bandierina De Vincenzo. La palla tesa in aria, mette fuori Bonasia, poi Di Cosmo. Fittipaldi prova a mantenere il possesso, lo fa bene, poi scalciato da Minardi. Messo giù, calcio di punizione e cartellino giallo ai danni di Minardi. Romito, la palla in profondità, Formisano, tocca Martino, ancora Formisano, la palla profonda, Romito mette giù di petto, poi va al rilancio lungo nella zona di Bonasia che può prendere posizione, lo fa bene, poi lo scarico per Di Cosmo, ancora Di Cosmo, molto bravo a proteggere palla, un intervento falloso su di lui, si continua a giocare. Poi Minardi per De Nicola, mette palla fuori De Nicola, con Di Cosmo mi sembra aver avuto un Romanelli infissi, Unipol Sign, via Dante 2 a Mottola, Insomnia Caffè a Conversano, Pescheria Mare Blu a Conversano e Stazione Eni e Torisco Pasquale
a Bottola, questi gli sponsor che permettono l'evento United Bottola US Conversano. Venti sul cronometro, 1-1 il risultato parziale tra Bottola e Conversano. Con le mani Saracino e poi Bonasia mette palla sul fondo, si ripartirà con la rimessa a favore del Bottola, con il Conversano che è andato a restituire palla. Il rinvio di Minardi, di petto Saracino. De Nicola per Greco, la palla dentro, mette fuori Saracino, non lo fa ancora in maniera decisa. Allora Formisano sbaglia, tocca Tauro, palla che resta in campo. De Nicola, tocca Bonasia, palla che poi termina in calcio d'angolo. Rientra di Cosmo, calcio d'angolo affidato a De Vincenzo, la palla sempre tesa, di testa Schiezi con la palla che termina sul fondo, non è riuscito a dare la forza giusta. Schiezi, il rinvio di Saracino, di testa Formisano, meglio di tutti, poi prova ad andare via veloce De Nicola, c'è Belviso che riesce a intuire palla, poi di Cosmo, il tocco per Martino, la palla dentro a cercare Fittipaldi, è più veloce Minardi che però non riesce a toccare palla, la riesce a riconquistare in un secondo momento. La manna, la verticalizzazione per De Nicola, dietro per la manna, il lancio lungo a cercare Schiezi che protegge bene palla, poi l'intervento di Romito, il gioco pericoloso. Calcio di punizione a favore del Bottola con la mala che deve abbandonare il campo per indossare dei calzettoni neri come quelli dei suoi compagni. Indossava invece dei calzettoni bianchi. Allora momentaneamente in 10 il Bottola potrà andare a beneficiare di questo calcio di punizione. Sicuramente batterà Greco. Quattro in barriera per Del Mastro. Parte Greco, la conclusione a giro questa volta, poi cerca la porta dalla distanza con la palla che termina sul fondo. Doppia conclusione di Greco con il Bottola che non è riuscito ancora a trovare la rete del vantaggio. Via di La Vermicocca, di testa Bonasia, Fittipaldi mette giù bene, si gira altrettanto bene, poi prova ad andare via, arriva Minardi che mette palla in fallo laterale. Terzo e ultimo cambio anche per il Conversano. Fuori Tauro, fuori il numero 11 Tauro, al suo posto dovrebbe entrare il numero 15 Ventola. Sì, è proprio lui ad effettuare l'ingresso in campo. Con le mani la Vermicocca per Di Cosmo che la mette subito dentro per Bonasia che è tutto solo, non riesce ad inquadrare la porta. Poi l'intervento di Galliero in calcio d'angolo, grande occasione per il Conversano, capitata a Bonasia che da lì avrebbe potuto anche stoppare e poi calciare, invece è andato a concludere subito di testa senza trovare la porta. Dalla banderina ci va proprio Ventola, la palla dentro di testa di Cosmo,
c'è stato però un fallo in attacco, calcio di punizione a favore Mottola. 25 sul cronometro, 1-1 il risultato parziale. La Gattola, la palla per Saracino, palla che resta in campo ma la recupera Formisano, subito dentro a cercare Greco, attaccato da Belvicio, dentro per Schiesi, Martino e poi di testa la Gattola, ancora Martino. È rientrato in campo Lamanna che va a riconquistare palla. Minardi, lancio profondo, tocca Belvicio, poi arriva De Nicola, dietro ancora per Lamanna, lancio lungo, troppo per tutti, esce Del Mastro, va a bloccare. Con le mani, suggerimento corto per Saracino, la palla a lungo linea, termina direttamente in palo laterale. Rimessa con le mani, affidata alla Manna. Tocca Saracino, poi Belvicio. Martino, l'apertura a destra per Ventola, che prova a tenere palla in campo, non ci riesce. Rimessa laterale a favore Mottola. De Vincenzo, la palla dentro, tocca Di Cosmo, buona sia, ancora per Di Cosmo, suggerimento che termina tra i piedi di Lamanna, poi Greco, lo scarico per De Vincenzo, recupera Belvicio, Di Cosmo per Belvicio, la palla per Bonasia che prova a girarla nella zona di Fittipaldi, palla che passa per Ventola, c'è stato però un fallo di Fittipaldi ai danni di De Nicola, giallo ai danni di Fittipaldi per proteste. La palla lunga di Formisano, di testa a Belvicio, va bene a colpire di testa, poi Di Cosmo dentro a cercare Bonasia che prova ad andare via, ancora Bonasia protegge bene palla, poi Di Cosmo, l'intervento di De Vincenzo in fallo laterale, con le mani Saracino. Palla che passa, Fittipaldi di testa va a toccare Minardi, rimessa laterale ancora a favore Conversano. Dietro! Mani Saracino per Di Cosmo che va a cercare subito il cross, non in maniera perfetta. Belvicio riesce ad agganciare palla, poi l'apertura per Martino, dentro a cercare Fittipaldi, la palla la posizione regolare, Fittipaldi riesce ad andare via bene, Fittipaldi ancora una finta, poi la palla ritratta per Di Cosmo, la conclusione con i pugni, mette fuori Delia dall'altra parte, la Gattola di testa, poi la vermicocca. Va al rinvio lungo. Romito come può, va al rinvio, poi Di Cosmo, la palla deviata da Fanigliulo e Saracino. Mette palla in fallo laterale. Poco fa l'occasione per il Conversano, che si è fatto vedere dopo circa 20 minuti nella zona di Delia. Con le mani Lamanna. La palla per Schiesi che di tacco riesce a trovare Fanigliulo, poi Romito di Cosmo. La palla profonda per Fittipaldi. Palla che termina in fallo laterale. Martino per Di Cosmo. Il dribbling riesce ad andare via Di Cosmo, poi arriva il raddoppio di De Vincenzo. Fanigliulo riesce a tenere palla in campo. Poi Saracino scalciato da Schiesi.
Calcio di punizione a favore Conversano. Alza distanza! La palla lunga di Saracino. Fittipaldi mette giù bene. Di Cosmo. Dentro per Bonasia che non riesce ad agganciare. Allora De Vincenzo. Galliero. La palla lunga di testa la Verri Cocca. Poi Ventola non riesce ad evitare il fallo laterale. Ci sarà la rimessa a favore Mottola. Con le mani Galliero. Tocca Greco. Questa volta la rimessa a favore del Conversano. Intervento falloso su Bonasia, calcio di punizione a favore Conversano. 31 sul cronometro, Mottola 1, Conversano 1. Vedete di Fittipaldi per il Conversano, poi Greco per il Mottola. La Vermicocca, la palla che arriva in aria, palla che parte, Di Cosmo tocca, esce D'Elia che va a bloccare ma subisce fallo, ci sarà calcio di punizione a favore Mottola. Il rilancio lungo di Galliero, palla che termina in fallo laterale, non è riuscito a tenere in campo De Nicola. Con le mani la Vermicocca per Martino. La Vermicocca prova ad andare via, commette fallo De Vincenzo. Calcio di punizione a favore Conversano. Invio di la Vermicocca di testa a Fittipaldi, riesce ad allungare, blocca De Rio che va subito al rinvio lungo, diventa un passaggio per Greco. Greco la riesce a toccare, Greco la palla che non riesce ad inquadrare la porta. Mamma mia che occasione per il Mottola con il rinvio direttamente dalla porta di D'Elia, col Greco che è riuscito a toccare ma non inquadrare la porta, anticipando sia la Gattolla che Del Mastro. Si ripartirà con la rimessa dal fondo a favore del Conversano. Il rinvio di Saracino. Con la palla che termina direttamente in fallo laterale. Con le mani la manda. Intanto si accende una rissa. Con Schiezi che è finito a terra. Non siamo riusciti a vedere cosa sia successo. Si rialza Schiezi. Ha qualcosa da dire al direttore di gara. Il direttore di gara che ha un rosso tra le mani. Diretto per Saracino, questa è la decisione arbitrale. È giallo per Greco.
grossa ingenuità da parte di Saracino, che lascia i suoi compagni in 10 uomini. Si riprende a giocare con il motto, la palla dentro, Greco mette giù la conclusione che termina sul fondo, quando il Conversano non era ancora tornato in posizione. Conversano che dovrà affrontare altri 9 minuti più eventuale recupero con l'uomo in meno. Il rinvio di La Vermicocca, di testa va a saltare Formisano, palla che resta lì, Belviso prova a mantenere possesso, riesce ad andare via il Mottola, l'intervento di Romito, adesso Conversano che deve difendere a denti stretti il pareggio, non sarà facile. E allora Minardi va all'apertura per Greco, la palla dentro, mette fuori la Gattolla senza pensarci troppo, con le mani allora la manna. 37 sul cronometro, 1-1 il risultato parziale, ma il Mottola, l'uomo in più, De Vincenzo prova ad andare via, vince un contrasto, ancora De Vincenzo, arriva Di Cosmo che mette palla fuori, subisce fallo, calcio di punizione a favore della squadra ospite. Giallo anche per Di Cosmo. Calcio di punizione affidato a Romito, che va al rinvio lungo nella zona proprio di Di Cosmo. Mette fuori Minardi, poi Belviso prima di Formisano. Ventola spinto da Fagliulo. Calcio di punizione a favore, ancora a favore del Conversano. Calcio di punizione questa volta affidato a Belviso. La palla in aria nella zona di Fittipaldi, palla che resta lì, mette fuori Minardi, poi Schiesi, la palla per Greco che aggancia, si riesce a girare, l'apertura a destra per Fanigliulo, il cross dentro, mette fuori la Vermicocca, poi Martino riesce a controllare, la verticalizzazione per Fittipaldi, l'intervento di Minardi, l'apertura per Galliero, poi Greco prova a puntare la Vermicocca, la palla ritratta per De Vincenzo che prova a scaricare il sinistro, occhio alla ripartenza del Conversano con Bonasia, la palla dentro per Fittipaldi, occhio a Minardi, passaggio arretrato per Delia che va al rinvio lungo, non riesce a tenere palla in campo la manna, la rimessa con le mani sarà a favore del Conversano. Con le mani Belviso, c'è controfallo, crampi per Di Cosmo, partita sicuramente non facile da gestire, molto
attesa in questa fase, quando siamo al 40° minuto. Il Conversano è in inferiorità numerica. La manna, la palla per De Vincenzo, c'è un buco adesso al centrocampo. Galliero, l'intervento di Lavera Micocca e il fallo di Galliero, calcio di punizione a favore Conversano. Adesso Conversano addirittura in 9 uomini contro gli 11 del Mottola. Rio di Lavera Micocca nella zona di campo dove c'è solo Formisano. Bonasia prova a recuperare la manna, scivola la manna, poi arriva Ventola, scalciato. Calcio di punizione a favore Conversano. Palla di Belviso nella zona di Fittipaldi, attaccato anche da Minardi, riesce a mantenere il possesso palla Fittipaldi, ma recupera bene Minardi, poi Bonasia recupera un buon pallone, Fittipaldi prova a girarsi, l'intervento di Lamanna in fallo laterale. Con le mani Belviso, la palla per Fittipaldi che prova a girarsi, mette fuori ancora Minardi, di testa Schiesi, mette fuori la Vermicocca. Rimessa laterale a favore Mottola. Con 2 minuti sono 43 sul cronometro, 2 più recupero al termine. Bonasia, la palla dietro per Martino. Tocca De Vincenzo, la palla per Galliero, poi Greco, prova ad accentrarsi, Greco prova a far tutto da solo, messo giù da Martino, calcio di punizione a favore Conversano, calcio di punizione interessantissimo per il Mottola, Greco da lì può far male. La distanza, allora sarà il direttore di gara a dover fischiare. Cinque barriera, parte Greco, la palla a giro, la rete di Greco per il 2-1 del Mottola. Passate in vantaggio la squadra di casa con la doppietta di Bomber Greco. Giallo per Di Cosmo,
doppio giallo e ammonizione per Di Cosmo. Di Cosmo che probabilmente non aveva chiesto al direttore di gara di poter rientrare in campo. Per regolamento scatta il cartellino giallo. Di Cosmo era già ammonito. Cartellino giallo e rosso per la doppia ammonizione danni di Cosmo. Allora 9 uomini, 2-1 in vantaggio di Mottola. Fittipaldi, l'apertura a destra per Martino, attaccato da De Nicola che gli ruba palla, poi arriva Gagliero che trova la deviazione in fallo laterale. Rinvio di Gagliero per Schiesi. Lascia Greco, prova a partire Greco. Rimessa laterale a favore Conversano. Noi ne approfittiamo ancora per ringraziare gli sponsor che permettono questo evento. Romanelli Infissi, Unipol Sai in via Dante a Mottola, Insomnia Caffè a Conversano, Pescheria Mare Blu a Conversano, Stazione Eni, Turisco Pasquale a Mottola. La Vermicocca per Fittipaldi, la Vermicocca, il cross al centro per Bonasia che non riesce a inquadrare la porta, è riuscito solo a toccare, poi Delia va a controllare con calma. Rinvio lungo di Delia. Romito protegge l'uscita di Del Mastro. La palla per la Gattolla. Subito a cercare Martino. La verticalizzazione, l'intervento di Fanigliulo in fallo laterale. Martino per la Gattolla. L'apertura per la Vermicocca. Dentro a cercare Fittipaldi che, ripeto, prova a girarsi. Mette fuori Formisano, ma arriva Ventola. Spinto, c'è fallo, calcio di punizione a favore Conversano. Ci sono i crampi per Schiesi. Calcio di punizione a favore del Conversano che si riversa tutto nell'area di rigore del Mottola. Parte la Vermicocca, la palla bassa, aggancia Ventola che poi prova a girare in porta. Delia accompagna, ci sarà la rimessa a favore del Mottola. Andrà Minardi al rinvio. Rinvio lungo di Minardi. Di testa a Romito. Poi Schiesi mette giù. Lo scontro con Ventola. Il
calcio di punizione a favore del Conversano, con Schiezi ancora a terra. Romanelli in fissi, Unipolsa in via Dante 2 a Mottola, Insomnia Caffè a Conversano, Pescheria Mare Blu a Conversano e Todisco Pasquale, la stazione Eni qui a Mottola. Altra occasione per il Conversano per portarsi davanti. Il giallo ai danni di Schiezi. Dietro! Tutti dentro, la Vermicocca, la palla dentro. Palla che resta lì, mette fuori De Nicola. Non c'è più tempo, arriva il triplice fischio del direttore di gara. Il Mottola porta a casa in tre punti importanti, in rimonta. Era passato in vantaggio il Conversano con la rete di Fittipaldi. Poi la doppietta di Greco. Per tre punti importanti in chiave salvezza per il Mottola, fermo sempre a un punto l'US Conversano. Allora noi ringraziamo ancora gli sponsor che permettono questo evento. Romanelli Infissi a Mottola, Unipol Sign via Dante 2 a Mottola, Insomnia Caffè a Conversano, Pescheria Mare Blu a Conversano, stazione Eni, Turisco Pasquale a Mottola. Dallo stadio comunale di Mottola è davvero tutto, il più cordiale buon proseguimento di serata.